Si sono accesi i riflettori sulla quarta edizione di Daunia Comics and Games, la fiera made in Foggia dedicata al mondo del fumetto, dei cartoons e dei games, che dal 21 al 23 settembre animerà il complesso fieristico Dauno. Anche quest'anno un programma ricco ed intenso che vedrà la presenza di fumettisti, disegnatori, doppiatori, youtuber e cosplayer e ancora musica, satire e cabaret. Insomma, una 3 giorni all'insegna della cultura e del divertimento. Solo per fare qualche nome? Pietro Ubaldi, voce di Doraemon, Patrick Stella e Capitan Barbarossa, Mauro Serio, conduttore delle trasmissioni Solletico e Zecchino d'Oro, Andrea Dentuto, disegnatore di Lupin III e poi Braso Crew, Curulili e Arcade Boys. Per la prima giornata la location fieristica è stata allestita come un set cinematografico di un film horror che ha visto l'invasione di zombie e mostri che hanno accolto i tanti appassionati e curiosi in un girone infernale, in cui ad attenderli c'erano le sapienti mani di abili truccatrici pronte a trasformarli in mostri dell'aldilà. A tagliare il nastro di partenza del Daunia Comics and Games l'assessora Anna Paola Giuliani, che sentiamo ai nostri microfoni. Quarta edizione, complimenti a Flavio, a Giorgio, la grande famiglia del Daunia Comics. Ho già fatto un giro di perlustrazione in attesa di portare mio figlio, che non vede l'ora di vedere lo spazio dedicato a Harry Potter. Sogni, magia, speranze, io l'ho detto anche in conferenza stampa, qui si mescola veramente un po' di tutto. E c'è tutto, e c'è soprattutto la possibilità per i più piccini e nonne di passare 3 giorni diversi. Una bella realtà che è cresciuta degli anni, un bel lavoro di squadra, davvero sento di dire complimenti, complimenti a tutti. E quest'anno abbiamo avuto grandi e seri problemi di location, per cui lunedì dopo la fiera farò un comunicato stampa di tutto ciò che ci sta accadendo e forse può essere anche l'ultima volta che siamo qui in fiera.